Stando alla testimonianza di Aristotele, nella Zenaion Politeia, la costituzione degli Ateniesi, Pisistrato non fu un tiranno violento e dispotico, anzi, nella fonte si sottolinea il carattere socievole e favorevole al demos, la generosità, la mitezza e la clemenza di Pisistrato. Egli, inoltre, a differenza di quanto si potrebbe supporre dal significato del termine tiranno nel senso moderno, ha agito sempre nel rispetto delle leggi. Pisistrato, dunque, non è stato al di sopra della legge, non ha agito in maniera arbitraria. Quali sono state le ragioni del successo di Pisistrato secondo Aristotele? In primo luogo, il fatto di godere dell'appoggio della maggioranza dei nobili, Pisistrato era un aristocratico, e degli appartenenti al demos. In secondo luogo, la sua tendenza a elargire favori, soprattutto al demos e in particolare ai contadini, perché rimanessero in campagna e non si ammassassero in città, trascurando il lavoro e occupandosi di questioni pubbliche. Sono tre gli interventi più importanti di Pisistrato in campo economico. Egli impone innanzitutto una tassa del 5-10% sui prodotti agricoli e utilizza i proventi che derivano da questa imposta per finanziare i prestiti da concedere ai piccoli proprietari. Secondo provvedimento, istituisce la dracma, la moneta con l'immagine di Atena e la civetta con due obiettivi. Il primo, rendere più giuste le relazioni economiche e sociali. La moneta ha un determinato valore che resta invariato e non dipende dall'arbitrarietà dei singoli che possono decidere a loro piacimento il valore di un determinato prodotto o bene. Secondo obiettivo, lo scopo era favorire lo sviluppo degli scambi commerciali. Terzo intervento, Pisistrato avvia una serie di importanti opere pubbliche, tra cui la costruzione del primo tempio di Atena sull'Acropoli. Lo scopo era quello di favorire lo sviluppo delle attività artigianali e l'occupazione, che è una conseguenza della richiesta di manodopera per la realizzazione delle opere pubbliche. I provvedimenti di Pisistrato in campo economico ebbero conseguenze sul piano sociale. In generale, si formò una popolazione rurale e cittadina meno dipendente dagli aristocratici, un demos più consapevole. Sono tre le iniziative di Pisistrato in politica estera. La prima, egli assume il controllo dell'isola di Delo, dove sorgeva un importante santuario di Apollo, uno dei simboli della comune identità culturale degli antichi greci. Secondo intervento, fonda colonie ed empori sulle coste settentrionali della Tracia e della Troade. Terzo intervento, inserisce Atene in una rete di rapporti internazionali con altre poleis, Tebe, Argo, Corinto e Sparta. Pisistrato fu attivo anche in campo culturale. Il primo intervento fu la promozione della redazione per iscritto dei poemi attribuiti ad Omero, l'Iliade e l'Odissea. A cosa si deve tale intervento? Gli attori professionisti o rapsodi che si esibivano nelle feste in onore di Atena recitando parte dei poemi erano tenuti a rispettare un testo stabilito senza introdurre varianti o modifiche a loro piacimento. Sempre in ambito culturale, Pisistrato istituisce due feste importantissime. La prima, le Dionisie, feste in onore del dio Dioniso, nell'ambito delle quali si svolgevano le rappresentazioni teatrali, alle quali partecipava tutta la popolazione della polis di Atene. La seconda festa importante è quella delle Panatenee, le feste in onore di Atena, divinità protettrice della città, nell'ambito delle quali si svolgevano le gare o agoni tra rapsodi, gli attori professionisti che recitavano i poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea. Quali sono gli obiettivi di questa politica culturale? Il primo è promuovere un'immagine positiva del governo di Pisistrato, il secondo è favorire la coesione sociale.